Sentite la vibrazione, sentite l'energia. E insieme a Francesco, nel profondo del nostro cuore, ora rivolgiamoci a tutti i nostri fratelli animali. Pensiamo ai nostri animali, partiamo dai nostri piccoli animali. Sicuramente molti di noi sanno che cos'è l'amore incondizionato. Evochiamo gli occhi del nostro gatto, del nostro cane, gli altri animali che ci hanno regalato e continuano a regalarci tanto amore, che si sacrificano per noi, che a volte muoiono per noi, muoiono d'amore. E sentiamo la gratitudine per tutto ciò che riceviamo da loro. Accogliamoli tutti qua in questo luogo, nel tempio unificato dei nostri cuori, in questo luogo fisico che in questo momento ci ospita, in questa terra benedetta dalla presenza del Santo. E poi apriamo la visione, accogliamo qui tutti gli animali della terra. Parte dei quali sta continuando a vivere grandissime sofferenze a causa della nostra inconsapevolezza.
Le parole e le immagini di prima ancora risuonano dentro di noi. Questa è una piccola parte della verità. E non possiamo continuare a far finta di nulla, a chiudere gli occhi e non voler sapere e vedere. Ognuno di noi può scegliere qui e ora di cambiare questa realtà. Chiediamo perdono a nome dell'umanità per tutto il dolore che abbiamo procurato al popolo degli animali e quello che stiamo ancora procurando, che siamo tutti massacri inutili. Accogliamo qui nel nostro tempio d'amore e di compassione insieme a Francesco tutta questa sofferenza animale. Cerchiamo di trasmutarla gli animali che in ogni parte della terra in questo momento stanno soffrendo. Una grande onda d'amore che parte da qui, da questo luogo, da questa terra. Insieme a creare una visione. Visione di una nuova terra, di una terra di luce, di gioia, di armonia, dove tutti gli esseri convivono pacificamente, dove regna anche il rispetto, la considerazione per gli animali. Creiamo questa visione con tutti i particolari che riusciamo ad immettervi. Immaginiamoci tutti insieme a condividere la bellezza di Gaia e a farla rinascere nell'unione di tutte le specie, nella comunicazione vera, nell'amore e nel rispetto. Noi possiamo creare la visione e renderla manifesta, farla precipitare nella realtà fisica. Abbiamo il potere di creare tutto ciò. Noi possiamo essere i costruttori della nuova terra. La terra in pace e in respirando nel nostro sacro cuore. Per qualche minuto ancora nutriamo questa visione, dipingiamola con mille colori, rendiamola meravigliosa, rendendoci conto che non è un sogno, non è un'illusione. Presto noi potremo camminare in questa nuova terra, se così scegliamo ora.
assorbire in un'opera, infatti, che tra l'altro stamattina con il fatto che parliamo del rispetto verso la natura e le creature, io vorrei che Padre Piacentini un messaggio francescano per questa mattinata. Profondo e intimo è il momento che abbiamo vissuto con questa meditazione, che dire qualsiasi cosa potrebbe anche distrarre, perché io con voi ho sentito, seguendo la voce della direttrice, ho sentito la presenza di Francesco, come lei diceva, nell'intimo del nostro cuore, nell'intimo della mia mente, e quindi ringrazio per questa meditazione che ci avete fatta fare. Grazie. E Francesco credo che sia estremamente interessato, cosciente, presente in questo tipo di meditazione, perché lui era proprio questo. Francesco è stata una rivoluzione nel mondo del cristianesimo, perlomeno per certi aspetti, perché ha fatto riscoprire una cosa che la si sapeva, la si conosceva da un punto di vista dottrinale, ma forse a livello pratico era meno sentita: la fratellanza. Francesco è grande perché ha cominciato a dire a tutto il creato, a tutto il mondo, un qualche cosa che si erano dimenticati di dire, il termine fratello, e allora chiama fratello il sole, sorella la luna, fratello e sorella tutte le creature che sono nel mondo, e dando il termine fratello a tutte le creature dice che tra queste creature, se sono fratelli e sorelle, deve regnare l'amore. L'amore che deve essere veramente la prova del nome per sapere se siamo in sintonia con Francesco e con il cristianesimo. Perché Dio è amore, Francesco ha capito che Dio è amore, Francesco ha capito che tutti siamo creature di Dio, e se siamo creature di Dio siamo tutti fratelli, e se siamo tutti fratelli dobbiamo volerci bene. E lui ci ha dato anche la misura di questo volerci bene e di voler bene alle creature. Quando gli domandarono: ma qual è il primo comandamento di un cristiano? Il primo comandamento di un uomo? Erano i fratelli ebrei che lo domandavano. E Cristo rispose: il primo comandamento è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutto te stesso. E il secondo comandamento è simile a questo: ama il prossimo tuo come te stesso. Da questo punto di vista Francesco ha riscoperto questo sentirsi delle creature tutti fratelli, e ha predicato l'amore. L'amore che deve regnare in tutto il creato, a tutti i livelli, a livello ecologico particolarmente, perché quello che abbiamo visto questa mattina non va. Bisogna che si trovi il sistema per ridare questo equilibrio alla natura, al cosiddetto, in ecologia si chiama l'ecosistema. L'ecosistema che deve vivere in pace, deve trovare la pace, e nessuno ha autorizzazione di rovinare questo ecosistema, questa pace ecologica che c'è nel mondo. Grazie per quello che mi avete dato questa mattina. Pedagogica svizzera, no? Che mi parli di cosa abbiamo? Diciamo la terra, la coscienza che riceve un po' l'esperienza di contatto. Paesaggi sonori, no? Allargati. Poi avremo un altro relatore che si è aggiunto nel frattempo, che parlerà sempre di terra e di armonia. È l'architetto Pasquale Fonte, esperto di Feng Shui. In tutte le forme di, diciamo, di formazione dei docenti per la scuola elementare, la scuola media e il medio superiore,
e delle attività di educazione alla salute e al consumo combinate con l'educazione ambientale. Quindi vedete che c'è anche un riconoscimento a livello ufficiale di una problematica ben presente, quella ecologica, ma anche quella della salute del corpo, e noi cerchiamo di operare in questo senso. Dicevo, stamattina cercherò di collegare questi tentativi che stiamo facendo di sviluppo di progetti di educazione ambientale con un'esperienza personale. E già da bambino devo dire che ero particolarmente sensibile al contatto con la natura, al contatto con gli animali, ma anche al contatto con gli alberi e soprattutto ai cambiamenti di stagione. Cioè spesso, quando mi muovevo nell'ambiente, mi sentivo come trasformato da questa forza della natura. E però mi è sempre sembrato difficile di poter spiegare in fondo questo tipo di esperienze che tanti esseri chiaramente vivono, e anche il momento meditativo che abbiamo vissuto prima è proprio in questo ordine di idee. Allora vi parlerò della Terra, coscienza e energia. Che cos'è questa realtà della Terra in quanto essere vivente, la dimensione della coscienza, la dimensione dell'energia, attraverso anche la considerazione del suono e dei paesaggi sonori. Passare davanti a un tramonto stupendo senza avere nessuna reazione, essendo completamente chiuso, non essendo in grado di rivolgermi alle altre persone attorno a me con un minimo di apertura. Quante volte mi sono sorpreso ad entrare in un supermercato e a fare degli acquisti che non corrispondono alla mia conoscenza. Sembra incredibile, visto che sono talmente privilegiato di aver vissuto dei momenti veramente che considero di fusione, di contatto, di sacralità con la natura. Sono stato anche molto sorpreso una volta in cui non viaggiare più molto lontano anche per questioni ecologiche, ma sapevo benissimo che un viaggio ben fatto utilissimo per l'umanità, utilissimo anche per l'ecologia. Però una volta, devo dire, sono stato tentato, sono andato in Egitto a vedere la barriera corallina, mi piace molto nuotare anche in apnea sott'acqua, è una vera e propria meraviglia, e mi è piaciuto moltissimo vedere questi egiziani che presentavano questa barriera come il giardino di Allah. Era un'occasione di contatto interculturale meraviglioso. Cioè, la mattina c'erano queste persone che mi dicevano: vai a vedere il giardino di Allah, saluta per me il giardino di Allah. E
In altri frangenti vedevo però delle persone che possono essere occidentali, ma anche delle persone egiziane, persone di ogni tipo, e posso essere anch'io, che sia ben chiaro, si avvicinavano alla barriera e quando vedevano qualcosa di colorato non esitavano a prenderlo con le mani, talvolta ferendosi, ma in altri casi strappando delle bellissime conchiglie azzurro o blu fosforescenti, guardandole per un attimo e poi lasciandole cadere sul fondo. Come fare? Una bellezza tale che adesso non la vediamo, immaginate questo celeste, mi attraversava completamente, ero in una condizione di vera e propria trasformazione delle cellule, è come se le cellule di colpo, nel momento in cui si presta attenzione, cominciano a muoversi, cominciano a manifestare che sono vive, tutte le cellule sono vive. Che differenza c'è tra una cellula e la mia individualità? Non posso dirlo sinceramente, è chiaro, io ho un compito diverso rispetto a una cellula, e quindi è chiaro, ecco, abbiamo cercato di vedere, ma come rendere sensibile un po' più se stessi e le persone quando effettivamente si agisce negativamente? Stamattina abbiamo avuto dei dati molto allarmanti, io li leggo spesso, ma penso che sia sempre importante richiamarli per dare un impulso ulteriore. Posso domandarti un favore? Mi fai un altro di un biochimico che si chiama Gabriel Cousens, un americano, dottore in biochimica, che scrive un testo che si chiama L'alimentazione arcobaleno, l'alimentazione globale. E guardando appunto nelle pagine c'è anche questo schema dove parla dello spettro integrale dell'assimilazione energetica. Quindi abbiamo un concetto dell'alimentazione veramente completo, dove c'è l'idea di nutrirsi fisicamente, cioè il cibo fisico che noi assorbiamo è dalla bocca, d'altra parte la respirazione, la dimensione della respirazione, e poi tutta la percezione. Cioè tutta la percezione fino all'ideazione pura. Notate bene questi vari livelli, mangiare, noi mangiamo, mentre mangiamo possiamo respirare, la percezione è come noi riceviamo i colori del cibo nel piatto, ma come riceviamo l'ambiente nel quale ci troviamo, e l'ideazione è la parte immaginativa, la rielaborazione, la chiamo ancora interna, ma la rielaborazione dell'essere, si potrebbe dire. E devo dire che nelle pagine di questo libro un aspetto che è anche molto bello, non soltanto si possono fare delle bellissime attività con i giovani, anche di visualizzazione dei colori mentre si mangia qualcosa, oppure anche interrogarsi da dove viene il cibo, oppure avvicinarsi il più possibile alla pianta nell'orto. Prossimamente andremo, appunto, c'è un gruppo di agricoltori che hanno un atteggiamento veramente stupendo e invitano anche questi bambini, anche proprio i bambini della scuola elementare, ad andare a mangiare l'insalata nell'orto, proprio per sentire la vita, per sentire la vitalità. Fatto interessante, dicevo, che oltretutto c'è un primo collegamento estremamente efficace tra questo riconoscimento della realtà della vita, la realtà dell'energia, e d'altra parte un contributo ecologico. Per esempio, facciamo un esempio, se noi mangiamo del cibo, appunto, prendiamo sul nostro olio il nostro aceto, manteniamo pure anche l'aceto, magari non sia quello ideale, andiamo a mangiare nell'orto, in realtà noi prendiamo il cibo quando ha la carica massima di biofotoni. Parlare di un aspetto, ci sono tantissimi aspetti da considerare, ma uno che posso senz'altro citare, i biofotoni, cioè la luce biologica, il fatto che gli alimenti quando sono a contatto con la terra sono nel massimo delle possibilità a livello dei loro biofotoni, chiaramente c'entra anche come sono coltivati, il fatto di sentire veramente questo, ed è anche bello, il mondo vegetale è un mondo che si dona, abbiamo visto il mondo animale è un discorso diverso, ci vuole una mediazione del sacrificio, ci vuole un rispetto particolare se proprio volessimo mangiare il corpo di un animale. Anche il mondo vegetale, in definitiva, vibra al nostro ringraziamento. Però c'è questa disponibilità. E quante volte vediamo, il fatto, ecco, di vedere il cibo nel campo, poterlo lavare con l'acqua fresca, metterlo in bocca, immaginare per un momento il sole che ha dato vita a questo vegetale, vediamo veramente questi giovani che rispondono. C'è questa risposta, io la chiamo la risposta delle cellule, perché devo dire, forse persone che mi conoscono, magari qualcuno mi ha visto prima fuori, mi fa fare ancora la conferenza ultrascientifica questa volta, e ovviamente sono ultrascientifico, paroloni, eccetera, eccetera. Ecco, devo dire che questo è l'altro aspetto, quello di cercare di sentire la corrispondenza energetica di quello che noi facciamo. Per me è veramente sempre una sorpresa questo. I biofotoni, notate bene, significa mangiare cibo sul posto, quindi significa evitare di comprare cibo nel supermercato che venga da 500 km oppure da 6.000 km. Faccio soltanto un esempio, a titolo di illustrazione che completa ampiamente quello che ha detto Stefano, anche nell'ambito del mondo vegetale.
Se noi compriamo un chilo di asparagi, alla fine del mese di febbraio, forse in Italia è un po' diverso, ma in Svizzera, noi arriviamo alla cooperativa, che dovrebbe essere un supermercato che promuove l'ecologia, e che cosa vediamo? Vediamo gli asparagi del Messico a circa 6,90 al chilo, 6,90 franchi. Un chilo per la Svizzera è un prezzo, non dico né molto alto né molto basso, ma un prezzo anche accessibile per i primi asparagi che si mangiano. Ebbene, noi sappiamo oggi che per far arrivare gli asparagi fino al supermercato, per un chilo di asparagi, sapete che di chilocalorie, visto che si è parlato, qualche proteina c'è dentro, ma soprattutto c'è un comportamento veramente che viene sentito dalle persone. Le persone cominciano a capire il cibo di stagione e il cibo giusto, si rendono conto che dà vita, la gente manca di vita. Che cos'è la vitalità? Nessuno sa cosa è la vitalità. La vitalità è la totalità di questi piccoli atteggiamenti. Fermarsi, guardare, visualizzare il sole mentre si mangia, respirare un momento. E in fondo noi ci siamo resi conto che nell'esperienza musicale che facciamo è un po' questo che succede. E con il passare del tempo noi all'inizio registravamo questi paesaggi sonori, soprattutto con la mente, poi ci siamo detti, ma perché no? Magari c'è anche qualcuno in città che è contento di ascoltare queste belle acque, questi uccellini del mattino, e abitano un posto stupendo. Quindi letteralmente la natura che mi chiama, ogni tanto mi sveglio così alle 6 di mattina, sono pigro, però lo stesso sento, ci sono dei merli delle 4 e mezza di mattina, sono una roba insostenibile proprio, nel senso che mi fanno uscire dal letto a ascoltarli, perché è proprio una magia quando arrivano qui in primavera, è una cosa di una forza notevolissima. Però le cose non sono sempre così, perché nel frattempo abbiamo fatto dei CD, abbiamo trovato degli editori, capite come le cose si svolgono normalmente, e quindi ogni tanto abbiamo anche il dovere di fare dei paesaggi sonori. Però la cosa bellissima è che magari con la persona con cui lavoro, dopo lo vedrete alla fine dell'intervento, ho portato un'immagine per presentarvi anche Ariel. Comunque, l'aspetto stupefacente, ci si alza alle 4, magari giornata prima piena fino a mezzanotte, giornata carichissima, allora ci si alza un po' storti, sai, di colore. E poi c'è quella decisione da prendere, devo incontrare quelli là, non sono d'accordo con quello, con quegli altri, si arriva lì sul campo, mettere sui microfoni, eccetera, eccetera. Poi passano 5 minuti e sei ancora lì molto chiuso, 10 minuti e stranamente i piedi cominciano a vibrare, ma che roba strana, la testa qui continua a rilavorare, i piedi vibrano già. Poi dopo cominciano a vibrare altre cose, le braccia, e allora lì si comincia a stare molto strani, perché da una parte c'è il corpo che vibra e la testa continua a voler fare le sue cose. Fin quando a un certo momento però ci si arrende, 20-25 minuti, mezz'ora, ecco che c'è una metamorfosi. Utilizzare volentieri ancora l'idea di forma, notate bene, metamorfosi, la trasformazione della forma, e anche coscienza, notate bene, è bella l'idea della forma, è bella l'idea del corpo. Del corpo, anche la mente è un corpo, lì senti che è un corpo la mente. La mente è un corpo che ci aiuta ad agire nella realtà, ci aiuta a trasformare la realtà, come anche le nostre emozioni, sono dei corpi, una metamorfosi globale. E resta forse quella piccola scintilla che può essere una farfalla o anche un moschino, in fin dei conti. Tante volte vedo questi moschini che arrivano a pungere, perché inizio maggio lì, capite che non è uno scherzo, in pochi minuti non bisogna rimanere troppo in sospensione di danza con gli elementi della natura, perché ci sono già 20 moschini che mi stanno fuggendo da tutte le parti. Però strano, un attimo si lascia lo stesso, magari col soffio si mandano via i moschini e ci si ritira evidentemente. Ecco, questo per mostrare un po'. Voglio farvi sentire i suoni dell'acqua adesso. I suoni dell'acqua a nostro avviso sono particolarmente utili, perché effettivamente aiutano a collegare la mente con il corpo.
L'acqua, vedete, chiaramente le immagini hanno dei limiti oggi per poter essere proprio apprezzate, comunque volevo stesso portarvele, visto che a circa un quarto d'ora da casa mia c'è anche questa bella cascata con l'arcobaleno, questi posti meravigliosi, e si cerca anche di, così, di farli conoscere. Ma tutte le acque sono meravigliose, è bello sentire come nel mondo alpino spesso ci sono persone che parlano della musicalità dei ruscelli. Dico, vai su in quell'Alpe, lì c'è un ruscello che canta, vai là, quel ruscello è particolare, è femminile, è maschile. Molto interessante proprio tutta l'esperienza con i paesaggi sonori della natura. Sui vortici, in certi luoghi che sono armonici, noi li troviamo o nell'alta troposfera, cioè contatto tra la troposfera e la stratosfera, ma tante volte capita che con il passare del tempo le formazioni rocciose lisciate dall'erosione generano questi vortici quando l'acqua scorre, e sembra che le goccioline d'acqua coinvolte si trasformino. In quel caso le molecole si riorganizzano generando delle cosiddette strutture pseudocristalline, vuol dire non tutte le acque sono uguali. Certe acque, e questa è un'ipotesi fatta da Pauling e Berna in uno studio riportato poi da un ingegnere tedesco molto interessante, se vi interessa posso dare qualche punto di riferimento, ma sembra che una struttura pseudocristallina dell'acqua particolarmente benefica per l'essere umano è la struttura ottaedrica. Non so se avete in mente l'ottaedro.